Carissimi tutti, come si può che io regga tanta notte? Ecco, permettetemi di prendere in prestito il poeta Ungaretti per iniziare questo mio pensiero. Come si può che io regga tanta notte? Come si può che io possa celebrare la Pasqua quando siamo sommersi da tanti lutti, da tanto dolore, da tanta stanchezza, da tante povertà? Migliaia di persone che sono crollate nella povertà, che vivono lacrime, vivono tunnel di sofferenza. Come si può che io celebri la Pasqua con questa notte? Ecco, vedete, la cosa che mi viene in mente e che mi sta accompagnando in questi giorni è che il Cristo non è colui che ha tolto le piaghe degli uomini che credono in Lui. Il risorto stesso non si presenta agli uomini e alle donne a cui si manifesta, a Tommaso stesso, senza le sue ferite. Continua ad avere le mani forate, i piedi, il costato ferito, ma trasformato, assunto. Ecco, celebrare la Pasqua significa passare e andare oltre le ferite, assumerle pienamente, ma abitarle nello stesso tempo. Ecco, noi, voi, tutti noi, uomini e donne, discepoli del risorto, del Cristo crocifisso e risorto, siamo coloro che in questo periodo abbiamo toccato e stiamo toccando tante ferite, tanti piedi forati, tanti cuori spezzati. Noi non siamo chiamati a spiegare del perché tutto questo dolore. Lo stesso Signore non ce l'ha mai spiegato perché. Lui ha abitato questo nostro dolore. Ecco, Lui è stato presenza nel dolore di questo mondo, è stato compagno nel dolore di questo mondo e poi l'ha trasformato, l'ha superato, l'ha attraversato. Ecco, voglio ringraziarvi personalmente per tutte le volte e per tutta l'energia che insieme stiamo profondendo ad accompagnare e toccare le ferite di questa umanità. Voglio ringraziarvi per la fede, per la tenacia con la quale guardate gli uomini e le donne del nostro tempo che hanno bisogno di sostegno e perché siete presenza del Cristo, presenza discreta ma credibile. Ecco, il risorto possa consolare e lenire le ferite di tutti noi e ci riempia della sua gioia. Buona Pasqua a tutti.